Buona giornata, bentrovati a noi alla Regione qui a Radio Alfa. Siamo con il consigliere regionale Donato Pica. Onorevole, bentrovato, buongiorno. Grazie, grazie a voi. In questa puntata torniamo su un problema che è molto avvertito, di cui si discute da molto tempo, la vicenda della soppressione del Tribunale di Sala Consilina, ma anche delle altre sedi distaccate del Tribunale di Salerno, mi riferisco ad Eboli e ad altre sedi. Ecco, si parla di rinvio per quanto riguarda il trasferimento del Tribunale di Sala a Lago Negro, ma ci sono molte altre ipotesi che vengono fuori. Ma il rinvio sarebbe il minimo che in questo momento il Parlamento possa fare, esercitando quella funzione legislativa che è propria ed esclusiva, indipendentemente dalla posizione del governo. Francamente, quando mi si dice il ministro è contrario, io non riesco a capire, perché appunto il potere legislativo è diverso da quello esecutivo e trova riscontro nella Costituzione della Repubblica. Quindi io mi auguro che ci sia questo scatto d'orgoglio al Senato e alla Camera. D'altronde ho scritto una nota diretta ai parlamentari del Partito Democratico per richiamare la loro attenzione sulla vicenda di Sala Consilina e anche per chiedere l'istituzione di una commissione di verifica alla sede di Lago Negro, perché lì si continua a dire che è tutto a posto. Sì. Le perizie tecniche acquisite dal comune di Sala Consilina dimostrano esattamente il contrario e io sono convinto che l'immobile non è idoneo, non è adeguato, non sarà disponibile per il 13 settembre. A questo punto facciamolo stabilire da un'autorità terza che abbia le competenze professionali e tecniche per decidere. Quindi la questione è tutta aperta, a Sala come altrove. Ad Eboli, per esempio, abbiamo un momento di confusione analogo, perché a Salerno non ci sono le strutture per poter ospitare il sì. personale, addirittura i fascicoli, gli archivi, ma lo stesso dicasi per Napoli e per altre zone della Campania. Quindi è una riforma che assolutamente va rivista e occorre stabilire con esattezza tempi e modalità, superando ovviamente, come si diceva, la data del 13 settembre originariamente fissata dalla legge delega. Ecco, consigliere Pica, insomma, una riforma della geografia giudiziaria pensata e poi attuata per risparmiare, ma a quanto pare, insomma, i costi del trasferimento dei tribunali e la loro soppressione, quindi, costerà comunque. Ma sicuramente, tra l'altro, nel caso di Sala Consilina noi abbiamo una spesa limitatissima, legata solamente diciamo agli oneri di carattere generale. Parliamo di 150.000 euro all'anno, è una bazzecola se la paragoniamo a tanti altri sprechi che sono riscontrabili nella pubblica amministrazione. Ma c'è anche un problema di merito, di sostanza, di tutela del diritto dei cittadini alla salute. È possibile, per esempio, che da Salerno fino a Lago Negro, lungo una direttrice territoriale ben definita, ci debba essere una sola procura della Repubblica, che è quella di Salerno. Per non parlare, diciamo, della confusione che si verrebbe a creare, il TAR rimarrebbe quello di Salerno. C'è un problema per quanto riguarda i distretti notarili. Le leggi regionali della Basilicata sono diverse da quelle della Campania e viceversa. Ma ci pare possibile, insomma, creare un caos di questo tipo in un momento in cui c'è una crisi senza precedenti e i cittadini sono, come dire, molto preoccupati per quello che sta succedendo in tutti i settori? Quindi io sono convinto che il governo e il Parlamento non possano non tener conto di questo dato. Quindi, insomma, si potrebbe ancora fare qualcosa oltre al rinvio? Insomma, si potrebbe ripensare il tutto, secondo lei? Ma io sono tra quelli che si sta, come dire, spendendo verso i parlamentari, perlomeno il rinvio in questa fase, poi creiamo un gruppo di lavoro e andiamo a riverificare la situazione dei 31 tribunali, ma lo si deve fare caso per caso. E poi
Insomma, non possiamo ulteriormente mortificare la comunità di Sala Consilina e del Vallo di Diano. Questo è un ragionamento che vale anche per altri settori, anche per i servizi sanitari, ci mancherebbe altro. Sala è e deve continuare ad essere il centro nevralgico del Vallo di Diano per quel che concerne gli uffici e dei servizi. Dobbiamo tutti remare in questa direzione e batterci affinché non si abbia davvero questa ulteriore mortificazione. Si potrebbe recuperare anche le cose non fatte, soprattutto i politici che hanno una rappresentanza nazionale potrebbero giocarsi ancora delle carte, lasciamo questa speranza. Possono e debbono, a mio giudizio, insomma, agire in questa direzione. Io non escludo un invito, almeno per la parte che mi riguarda, dei componenti PD della Commissione Giustizia del Senato e della Camera, un invito a venire nel Vallo di Diano a visitare la struttura di Sala Consilina, a rendersi conto, diciamo, della oggettiva validità della nostra impostazione. Bene, ne parleremo sicuramente di questo. Grazie consigliere regionale Donato Pica, alla prossima puntata con noi la Regione Qui Radio. Grazie a voi, buon lavoro.